se non manifestare il senso della indignazione nel vedere che il palazzo del popolo sardo resta chiuso al popolo sardo, resta chiuso alle organizzazioni che rappresentano centinaia di migliaia di persone in questa Sardegna, perché questo sono CGIL e CISL e UIL, e noi capiamo che chi è stato eletto con un pugno di voti di pochi familiari in virtù di una legge elettorale che sembra scritta in un asilo infantile possa trovare normale aprire le porte alle consorterie, alle lobby, ai gruppi di amici, ai sindacati corporativi, a tutti coloro che hanno un privilegio e un favore da chiedere, ma che resti invece sordo e cieco rispetto alle istanze e ai bisogni delle persone che soffrono di una mala politica e di un mal governo come non avevamo mai visto prima. Il disastro della sanità, dei servizi sociosanitari e assistenziali che oggi vi ha portato in piazza, ce l'abbiamo sotto i nostri occhi tutti i giorni, perché qui forse non c'è nessuno che non abbia avuto in questi ultimi mesi un familiare, un parente, un amico che ha pagato anche il prezzo più alto ai cattivi servizi e alla cattiva gestione.